Eccolo il progetto del rigassificatore di Gioia Tauro. Imprenditori e istituzioni regionali ne auspicavano la realizzazione. Il Consiglio dei Ministri ha di fatto dato il via libera per l'infrastruttura considerata strategica dal Governo nazionale nell'ambito del decreto Energia. Un'occasione per la Calabria, la definisce il Presidente, di un'industria. È un progetto che può essere realizzato immediatamente. Quindi abbiamo la possibilità di scaricare a terra tra 1,5 miliardi e 1,8 miliardi di opera, che significa indotto, che significa dare lavoro alle nostre imprese, che significa creare volano e sviluppo occupazionale. Significa operare in una logica di indipendenza energetica. Se poi consideriamo il piano Mattei, che ci vede in partnership evidentemente con i paesi del Nord Africa, e quindi fare questa grande area hub di logistica e di energia nel Mediterraneo, la Calabria inevitabilmente diventerebbe e diviene centrale. Ma poi c'è il terzo elemento importantissimo, che è la cosiddetta piastra del freddo, cioè il riutilizzo di parte di energia per creare una grande, diciamo, piattaforma di surgelazione che farebbe diventare la nostra regione una degli hub, da questo punto di vista, più importanti nell'ambito europeo. Perplesso e pronto alla protesta il primo cittadino di Gioia Tauro. Al momento prendiamo atto di questa notizia che è stata segnalata. Continuiamo a sostenere che non abbiamo avuto nessun potere decisionale nel merito di questo insediamento e dal mio punto di vista manterrò la mia posizione che senza uno studio strategico di impatto ambientale, per quello che può valere il potere monocratico del sindaco, io lo otterrò. E questo è il primo servizio di questo settimanale che si ovviamente ripropone a voi 7 giorni dopo. 7 giorni dopo per raccontarvi quelle che sono le principali notizie che abbiamo trattato come redazione giornalistica da questo canale che è il 12, che è TEN, Teleeuropa Network. E quindi questa è una delle notizie di copertina scelte da Luca Chito, ovviamente, che sta dall'altra parte e quindi muove i master e decide un po' anche le sorti di questa trasmissione attraverso questa narrazione che io provo a fare a voi in maniera molto semplice, diretta, schietta, provando a offrirvi l'opportunità di decidere quello che poi ciascuno di noi potrà pensare. Rispetto a questa notizia ovviamente ci sono due posizioni diverse, basta pensare alla politica nazionale, alla politica regionale, al presidente di un'industria e poi la risposta di Aldo Alessio che non le manda a dire e che ovviamente dice ma c'è uno studio di impatto ambientale considerando già i problemi che Gioia Tauro ha rispetto a questo mega investimento, alla possibilità che anche nell'eventualità del retroporto ci sia anche una catena di freddo importante per poter poi chiaramente sviluppare dei progetti anche in tal senso. Queste sono le domande che ciascuno di noi dovrebbe porsi per capire. Intanto continuano a impattare in maniera negativa le due guerre che stringono il vecchio continente, il nostro vecchio continente, l'Europa, perché da una parte ovviamente c'è quella dell'Ucraina, che viaggia un po' sotto traccia ultimamente, ma dall'altra c'è la striscia di Gaza, che ovviamente va sottolineata e va tenuta in presenza, perché è una lotta a volte impari, poi arrivano le tregue, ma in generale si continua a morire. E questo probabilmente è l'interrogativo più grande che i governatori del mondo, chi comanda, dovrebbe mantenere. C'è un'orda populista, se vogliamo poi continuare nel discorso internazionale, che investe l'Europa, tranne ovviamente la Francia, tranne ovviamente la Spagna, che ancora resiste, dove ci sono delle derive dall'Olanda ad altri posti che dicono che probabilmente il popolo vuole cambiare in un senso, in una direzione diversa. In Italia proviamo ancora a fare maggioranza e opposizione su alcune decisioni, ma ci sono delle divisioni molto nette, precise e distinte. E questo è probabilmente il gioco più grande che stiamo giocando, la partita che però noi stiamo vivendo un po' da spettatori, perché tra le altre cose la politica ha atteso in Italia soprattutto, ma in Europa, in alcuni posti dell'Europa anche di più, che fa un po' più paura, nel senso che le considerazioni che noi singoli cittadini, che poi siamo coloro i quali mantengono la nazione, non viviamo, non partecipiamo, ma come dire, ça va sans dire.
C'è invece una tragedia, per tornare in Calabria, che ha segnato molto e ha scosso molti animi e che parla di tragedia, perché comunque ci sono state delle persone decedute, che poteva essere una tragedia ancora più grande, ma che comunque parla di una debolezza per quello che riguarda le infrastrutture. Stiamo parlando della tragedia di Tullio. Sentite questo blocco di servizi. Mamma mia! Oh mio Dio! Queste le prime immagini del tragico incidente ferroviario a Corigliano Rossano. Agghiacciante la scena apparsa davanti agli occhi di chi per primo è intervenuto sul luogo del disastro. Fiamme alte e le urla dei passeggeri ancora sul convoglio. Erano circa le 19 ieri sera quando nei pressi del passaggio a livello di Contrada Turio, località rurale situata alla periferia nord di Corigliano Rossano, sopraggiunge ad una velocità di circa 130 km/h il treno regionale 5677 che da Sibari arriva a Catanzaro. Fermo sui però un camion. Violentissimo l'impatto, sia il locomotore del treno che il camion hanno preso fuoco e per l'uomo alla guida del mezzo pesante, un giovane marocchino di 24 anni, Said Hanoi, e per la capotreno Maria Panzini di 61 anni di Catanzaro Lido non c'è stato nulla da fare. Sul treno viaggiavano una decina di pendolari, alcuni sono rimasti lievemente feriti, ancora sotto shock i passeggeri del convoglio. Sei sceso subito? Subito, chiuso il cavi, camion. Venivo fuori, guarda camion finito, capito? Con fuori. Hai visto proprio il camion che sì. Si imbalzava col treno? Subito, anche treno. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Sibari e Corigliano Calabro. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini della Polfer e dei carabinieri vanno avanti. L'ipotesi è che il conducente del camion abbia attraversato i binari poco prima che il passaggio a livello si abbassasse e che sia rimasto poi incastrato sui binari. Intanto è stata recuperata la scatola nera del treno regionale, mentre all'alba sono iniziati i rilievi sul luogo dell'incidente, eseguiti da una squadra speciale della Polfer giunta nella notte da Roma. Sull'incidente ferroviario ha aperto un'inchiesta la Procura della Repubblica di Castrovillari per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Abbiamo sentito la botte e poi abbiamo visto il fuoco, già le vampe che erano, vediamo qua vicino, abbiamo sentito una botta che la casa tremava. E poi siamo stati a vedere, abbiamo visto quelle, le persone che scappavano, abbiamo soccorso con acqua, un po' di acqua, ci abbiamo dato a quei ragazzi che erano sul treno, che sono tutti saltati per la strada e poi abbiamo chiamato i soccorsi. La casa tremava, dice questa signora che abita vicino al luogo dell'incidente ferroviario. Le sue parole rendono l'idea di ciò che è successo in Contrada Turio. Il boato ha allarmato gli abitanti della zona, che si sono precipitati fuori per capire cosa fosse successo e, una volta giunti sul posto, soccorrere i viaggiatori che tentavano di mettersi in salvo. Terribile la scena che si sono trovati di fronte. I primi sono arrivati quando ancora non erano giunti sul posto i soccorsi, ma il camion era quasi completamente carbonizzato. Molto brutto. Abbiamo preso una paura. Mi sono alzato a letto con pigiama e siamo venuti qua. Abbiamo visto che c'era una tragedia. Solo fuoco e vigili del fuoco, polizia, cose, non ci hanno fatto avvicinare. Conosceva l'autista del camion? No. Non conoscevo nessuno. Comunque, una tragedia brutta. Il giorno dopo è anche il momento delle riflessioni e c'è chi afferma che questa tragedia si poteva evitare perché era noto a tutti che le manovre dei tir per oltrepassare quel passaggio a livello fossero ad alto rischio. Gli articolati qua, anche i camion normali fanno difficoltà a girare. Qui un articolato fa tanto, deve fare 5-6 manovre, avanti e indietro. La combinazione della tragedia annunciata è che nel frattempo che il povero autista doveva passare il camionista e non ha colpa perché doveva fare le manovre, il treno arriva, nel frattempo si abbassano i binari, si passano i passaggi a livello, si passa i passaggi a livello e quindi succede il patatrac. Può succedere anche il tempo che voi andate via, che vanno via, può succedere di nuovo alle 5 stasera, alle 9 stasera, perché non può, non, ancora 2023 abbiamo il problema qua al ponte di Turio, qua su quel rettifilo, che i mezzi superiori ai 2,70 m sbattono e quando ce ne sbattono là devono venire a girare per forza di qua.
L'incidente ferroviario di Corigliano Rossano ha avuto un'ampia eco nazionale. Un disastro costato la vita a due persone che ha suscitato immediate reazioni. E anche il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini ha commentato l'accaduto, annunciando che a breve saranno investiti 500 milioni per la sicurezza dei passaggi a livello. Lo ha detto intervenendo all'assemblea della CIA Agricoltori Italiani. Quando mi è arrivata la notizia ieri sera dell'incidente ferroviario in Calabria, anche entrando, prima di entrare da voi, ho chiamato l'amministratore delegato di RFI per avere le ultime notizie, ovviamente coi rilievi in corso. Non è possibile nel 2023 che, pur funzionando tutta la tecnologia in quel maledetto passaggio a livello, non è possibile morire col semaforo rosso, con le sbarre abbassate, perché c'è un autotrasportatore che si trova in mezzo. E è vero che la normativa non prevede su tratte come quelle ulteriori interventi legati alla sicurezza, e ho detto all'amministratore delegato: se la normativa non lo prevede, non mi interessa, perché la vita umana va oltre a quello che la tabella e la normativa prevede. Quindi RFI investirà e metterà a gara a breve, si parla di settimane, 500 milioni di euro per sistemi di sicurezza sui passaggi a livello. Certo, sì, poi RFI, come dice Salvini, perché comunque ha bisogno di dare ossigeno a quella che è la sua politica personale, quella dei proclami, del miglioramento, delle cose che succedono. Il fatto che si mettano in sicurezza vuol dire che probabilmente non ha ascoltato le notizie che comunque noi abbiamo dato nei due servizi precedenti, cioè che i camion, visto che non passano da Tullio, perché comunque dopo il 270 non si passa, devono fare una manovra azzardata e diverse manovre per attraversare quel passaggio a livello, dove poi c'è il rischio per esperienza, per non esperienza, perché comunque qualcosa, qualunque cosa può accadere. E allora lì c'è da riflettere sul fatto se è semplicemente allarmare i passaggi a livello oppure cambiare completamente quella che è una tratta che è vetusta, che non serve più alle grandi comunicazioni, che abbiamo visto come può essere facilmente poi la tragedia arrivare, anche perché il signore che è stato intervistato dalla nostra redazione anche lì sul posto dice potrebbe risuccedere anche tra 5 minuti, perché il problema è atavico e si fa finta di girarsi dall'altra parte, cosa che ovviamente non va fatta, perché sugli fondi del PNRR bisognerebbe ragionare su come migliorare e rendere moderna la nostra regione, che ha una arretratezza da un punto di vista proprio delle comunicazioni, delle viabilità interne, delle strade, che è veramente raccapricciante. Comunque, cominciamo e continuiamo a parlare di quelli che sono i grandi investimenti previsti, perché a questo punto si parla di un'arteria importante che si chiama Trasversale delle Serre. La Trasversale delle Serre è stata commissariata a settembre del 2021. Il commissario di governo sono io, che coincide con il responsabile della struttura territoriale di ANAS. In meno di 2 anni, grazie a una fortissima sinergia con il presidente della regione Calabria e con le strutture del ministero competenti, siamo riusciti a progettare, far finanziare e appaltare interventi per 520 milioni di euro, recuperando una carenza di finanziamenti di circa 300 milioni di euro. Allo stato attuale ci sono 5 lotti che costituiscono il completamento della trasversale, 3 ricadono nella provincia di Vibo Valentia e 2 nella provincia di Catanzaro. I lotti sono tutti appaltati, con quest'ultima con la Gaiato Soerato, e uno di questi che è già in esecuzione in provincia di Vibo Valentia, e a questo si riferiscono le immagini che stiamo vedendo. Da gennaio dell'anno prossimo probabilmente avremo la consegna di un altro lotto che è in fase di aggiudicazione, e nel corso del 2024 sarà consegnata anche la Vazzano Vallelonga. Gli ultimi 2 lotti sono il completamento della Bredella del Petrizia, anch'esso appaltato a ottobre di quest'anno, e conclude la Gaiato Soverato con l'appalto, con la procedura di gara che è stata pubblicata oggi.
È un'opera importantissima che ha una duplice valenza, da una parte quella di migliorare il livello di accessibilità delle aree interne, ma dall'altra una valenza trasportistica enorme perché collega la provincia di Vibo Valentia e diciamo, la costa tirrenica con la statale 106 Ionica. Noi sappiamo che in Italia sono fondamentali le trasversali e questo anche ai fini di protezione civile, miglioramento dei collegamenti con i presidi sanitari e sicuramente anche a livello trasportistico perché migliora l'accessibilità nel complesso, come dicevo, non soltanto delle aree interne. Ora, chiaro che ci auguriamo che questo collegamento che va da qui a qui, perché si parla di Tirreno e Ionio, e poi si collega alla 106, ma lì dovremmo aprire un altro capitolo perché quella viene soprannominata la strada della morte. Sappiamo che comunque c'è in iter la cantierizzazione di una gran parte di quella strada che ha mietuto diverse vittime, ma per non parlare poi di quello che è anche l'altro problema di collegamento, quello che va da Rosarno, che collega quindi il Basso Tirreno allo Ionio attraverso la galleria della Limina, e anche lì ci vengono i brividi solo a pensarci, perché per esperienza abbiamo vissuto diverse tragedie anche su quella strada. Ma ben venga il fatto che comunque 521 milioni di euro sono stati recuperati per fare questo grande progetto, che ci auguriamo che quanto prima si possano avere anche, come dire, i benefici di tutto ciò. Il fatto della settimana riguarda una cosa veramente raccapricciante che dovrebbe far sobbalzare dalle poltrone dove siete seduti comodamente o dalle sedie o comunque ovunque voi siate, ciascuno di noi, soprattutto rispetto all'animo con cui bisogna affrontare questo tipo di notizia. Perché è chiaro che c'è di mezzo un bambino, che è chiaro che questo bambino ha dei disturbi, ma è chiaro anche che il diritto allo studio lo deve garantire la scuola. E certamente non può essere deciso dai genitori. Sentite cos'è accaduto a Rende. Ha trovato l'aula vuota il bimbo di 8 anni trasferito in una nuova sezione della terza classe di una scuola primaria di Rende. Aveva conosciuto da poco i suoi nuovi compagni, ma improvvisamente si è trovato da solo. Il piccolo ha pensato ad una febbre collettiva. Non poteva immaginare che quell'assenza di gruppo fosse stata decisa dai genitori degli altri alunni in segno di protesta. Il gesto, motivato dalla presenza del bambino giudicato iperattivo, ha portato la madre a denunciare l'accaduto. Il dirigente scolastico e un docente sono stati sentiti dagli investigatori della questura di Cosenza. E il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la direttrice dell'ufficio scolastico regionale per effettuare le dovute verifiche. Parla di atto di assoluta inciviltà il garante per l'infanzia Antonio Marziale. Quanto accaduto non deve accadere. Un bambino problematico, tra virgolette, non deve essere apostrofato con terminologie patologiche. E se anche avesse patologie, non deve essere comunque apostrofato. Soprattutto non deve esistere questo sport nazionale che i genitori degli altri bambini concordino di lasciarlo da solo in classe. Vorrei ricordare all'opinione pubblica che il garante esiste proprio per queste defaillance del mondo adulto, perché tutti dovremmo essere garanti di tutti i bambini. Quindi il ruolo che io rappresento è perché succedono queste cose. Un bambino deve essere incluso, non escluso dalla scuola. Suggerisco a genitori che dovessero avere, tra virgolette, questo problema, perché il problema casomai sono loro, di andare tutti insieme, parlare col dirigente scolastico, coinvolgere anche i genitori del bambino e trovare una soluzione. Lasciare un bambino da solo è un atto di assoluta inciviltà. Arrivati in Calabria, sarebbero già al lavoro gli ispettori inviati dal ministro dell'istruzione Valditara con il compito di accertare quanto accaduto in una classe di una scuola di Rende, dove un bambino di 8 anni è stato lasciato da solo, una vicenda denunciata dalla mamma del piccolo al garante per l'infanzia e l'adolescenza Antonio Marziale. Intanto il dirigente scolastico, alcuni insegnanti sono stati sentiti nei giorni scorsi dagli agenti della questura di Cosenza, gli ispettori arrivati da Roma hanno effettuato dei sopralluoghi nell'istituto scolastico. La mamma del piccolo ha fatto sapere che cambierà scuola, una storia che deve far riflettere sul ruolo degli adulti e sulla tutela dei diritti dei bambini. Che poi è chiaro che i bambini diventano stupidi quando i genitori sono stupidi. Però
permettetemelo di dire, questa banalità magari, ma che comunque va osservata, perché è chiaro che la scuola ha dei deficit, magari rispetto al sostegno, magari rispetto anche ai luoghi, perché abbiamo visto anche nei servizi le fotografie, i video girati in queste aule, quindi abbiamo già problemi di infrastrutture, abbiamo già problemi che arrivano dal governo per quello che riguarda il reperimento di personale specializzato che si occupi proprio nel precipuo di queste situazioni un po' più, diciamo, scomode, ma molto tra virgolette, di esseri umani parliamo, di bambini che vanno formati, di bambini che hanno bisogno di stare con altri bambini nonostante tutto, perché comunque dietro ciascuna famiglia si può celare una tragedia, che sia di tipo manifesta attraverso una malattia, ma anche altro. Lo abbiamo visto in tutti questi mesi, anche di servizi in cui abbiamo parlato proprio della necessità di tutelare ancora di più i bambini e di portare avanti la scuola. Ma speriamo che questa sia una storia che possa avere ovviamente un buon epilogo finale. Parliamo invece, come facciamo a non trattare di drammi quando parliamo di Calabria, qual è una delle cose che sta al primo posto? È la sanità. E partiamo in due servizi, ma partiamo proprio da Serra San Bruno. Io ripeto, me ne vado dalla camionetta di poliziotti. Me ne vado già là, non voglio nemmeno parlare. Questa è l'ultima manifestazione pacifica, gli striscioni sono eloquenti. Nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro, associazioni, cittadini e sindaci chiedono al presidente della regione e commissario della sanità in Calabria di rafforzare i servizi sanitari, dunque difendere l'ospedale di Serra San Bruno, un ospedale, ricordano, di zona disagiata. Chiediamo, scrivono, una sanità da persone civili. Per l'ospedale di Serra San Bruno, ospedale di zona disagiata, è stato previsto un ospedale territoriale, cioè mettendo dentro la casa di comunità, l'ospedale passa da un ospedale normale che dà servizi per acuti principalmente, diventa un ospedale, quattro ambulatori e un punto di primo soccorso. Io da cittadino serrese e rappresentanti di tutti i paesi limitrofi, Nardo di Pace, che è il paese più lontano dalla provincia di Vibo, Fabrizia, Mongiana, Brognaturo, Spadola, Simbario, Arena, Vallelonga, San Nicola, non posso accettare questo. Cioè, in quelle zone ci vivono molti anziani, soprattutto anziani, e gente che vive con 700-800 euro al mese di pensione, e chi lavora come me non guadagna più di 1000 euro al mese. Quindi noi non ci possiamo rivolgere alla sanità privata, che nella nostra provincia avanza in maniera esagerata. Prosegue l'operazione Cuba per la sanità calabrese. Il ponte, inaugurato dal presidente Occhiuto con L'Avana, porterà nella nostra regione altri 10 camici bianchi. Si tratta del terzo arrivo da quando è iniziata la sinergia con il paese caraibico. Nel dicembre 2022 i primi 51 medici entrati in servizio negli ospedali del Regino a inizio 2023, dopo il periodo di apprendimento della lingua e di inserimento. Poi ad agosto altri 120 che hanno rimpinguato gli organici di altri nosocomi, anche in provincia di Cosenza. Emergenza-urgenza, ortopedia, cardiologia e altri reparti in difficoltà hanno potuto contare in questi mesi sulla loro presenza. I prossimi 10 camici cubani arriveranno nel mese di dicembre. Anche per loro sarà necessario il corso intensivo di italiano presso l'Unical, poi l'inserimento sul posto di lavoro a supporto dell'emergenza urgenza. La nuova flotta, termine usato dal presidente Occhiuto che ne aveva annunciato l'arrivo nel mese di ottobre, sarà infatti funzionale all'altra novità inaugurata dal governatore, ossia le 60 ambulanze disponibili dal mese scorso. A bordo dei mezzi di soccorso si alterneranno medici italiani e medici cubani, probabilmente già dai primi giorni del nuovo anno. E quindi questa dei medici cubani, lo sappiamo, è una notizia che è a metà, perché fa tra croce, delizia, tra dolore, felicità o altro. Il problema è che quanti hanno dei figli medici laureati vorrebbero capire anche quali sono le opportunità concrete in Calabria perché si possa avere un concorso regolare, un pagamento, un contratto che sia all'altezza di quelli che poi sono stati i sacrifici che le famiglie hanno sostenuto attraverso gli anni della laurea e anche quelli della specializzazione. Tutto questo probabilmente poi troverà una risposta, chi lo sa,
oggi, domani o mai. Ma c'è un'altra notizia da sottolineare, avremmo voluto mandare il servizio ma il tempo purtroppo è tiranno, quindi stringe e non possiamo farlo, ma c'è stata anche la manifestazione dei sindacati in tutta Italia contro le manovre economiche del governo e quindi capiremo poi quale potrà essere questa protesta, a cosa porterà. Siamo arrivati al punto di questo numero di Seven, anche per questa settimana. Ringrazio ovviamente la redazione giornalistica di TEN, ringrazio Luca Chito, ringrazio Attilio Sabato, ma ringrazio tutti i miei colleghi giornalisti che quotidianamente si sforzano e lavorano per portare nelle vostre case la giusta informazione. Prima di lasciarvi vi ricordo un appuntamento importante per quello che riguarda anche la grande musica nazionale e internazionale, prosegue Jazz Amore, e il prossimo 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Auditorium dell'Unical ci sarà un grande spettacolo con Eugenio Finardi, probabilmente uno dei parolieri italiani, dei cantautori più importanti che ancora esiste alle nostre latitudini italiane, che quindi sarà una grande occasione per rivisitare in chiave jazz. Alla prossima!